Possiamo ridurre drasticamente il muco utilizzando una sostanza che tutti quanti abbiamo all'interno della dispensa. Eccola, è questa qua. Vuoi scoprire qual è? Guardati il mio video. Quante volte vi sarà capitato di avere problematiche respiratorie legate a una produzione eccessiva di muco? La sensazione dei seni paranasali congestionati, pesantezza a livello della testa, rinite, quindi il muco che scende in eccesso, starnuti uno dopo l'altro. Questo può essere legato a diversi fattori. In un mio video precedente vi ho parlato dell'importanza della alimentazione, di quali cibi evitare per produrre muco in eccesso. In un altro video vi ho parlato di come drenare il muco che ristagna in questa zona qua. E però oggi vorrei parlarvi di una spezia, o meglio, di un'erba magica che tutti quanti abbiamo nella dispensa e che utilizziamo per cucinare e che ha un'ottima funzione mucolitica e antinfiammatoria. Qual è questa spezia? È questa qua, al di là della marca, ovviamente questa è quella che io ho a casa, è il timo. Il timo ha tantissime proprietà terapeutiche benefiche per il nostro organismo. Viene utilizzato già dall'antichità come antiossidante, come antinfiammatorio per il nostro intestino, come rinforzo delle difese immunitarie. Ha una funzione antibatterica e una funzione antivirale. Cosa succede al nostro organismo quando siamo eccessivamente congestionati? Tutti quanti avremmo sperimentato la sensazione di non riuscire a respirare nella maniera corretta e di conseguenza di avere la sensazione di appannamento a livello cerebrale, di riposare male, di avere la tosse che poi ci può portare ad avere dolore toracico o dolore dorsale. Il rimedio più antico del mondo è quello di utilizzare il calore. Pertanto, come possiamo andare ad utilizzare il nostro timo? Per esempio, facendoci un infuso o una tisana con del timo. Ne prendiamo un cucchiaino, lo mettiamo all'interno di una tazza con l'acqua bollente. Il nostro corpo ama le sostanze calde, già solo il calore ha una funzione mucolitica per certi versi, e lasciamo in infusione il timo dai 5 ai 6 minuti per poi andarlo gradualmente a sorseggiare. Eventualmente, se abbiamo tanta congestione di muco su questa zona, possiamo anche applicare del calore localmente, o come faccio io, di mettere proprio la tazza appoggiata sulla fronte, oppure utilizzando del calore secco, come ad esempio i cuscini con i noccioli di ciliegio o gli impacchi con il sale caldo, mentre stiamo sorseggiando la nostra bella tisana. Questa tisana può essere fatta la mattina a digiuno, sarebbe il momento migliore, e la sera prima di coricarci. Ma ciò non toglie che, se vediamo, e lo vedrete, che ha dei benefici, possiamo anche fare più di una volta al giorno una tisana con del timo. Con l'arrivo però della bella stagione, tante volte ci sono persone che non gradiscono sostanze calde e fate male, date retta a me, bene anche in estate bere qualcosa di caldo. Quindi quale altro utilizzo possiamo avere per il nostro timo? Quello di masticarlo. Ebbene sì, prendiamo mezzo cucchiaino del nostro timo, in questo modo qua, lo prendiamo, mezzo cucchiaino, ce lo mettiamo in bocca e iniziamo piano piano a masticarlo come se fosse una caramella, fino ad andarlo a deglutire. E vi renderete conto già nei minuti successivi l'assunzione del timo che qualcosa improvvisamente inizierà a cambiare nel nostro corpo. Il muco inizierà a sciogliersi e piano piano questo vi permetterà di respirare meglio. Poi eventualmente potete implementare i benefici dell'assunzione del timo con gli esercizi di drenaggio del muco che vi ho mostrato nel video in precedenza. Spero che questo piccolo consiglio vi sia stato utile. Mi raccomando, condividete questo video con chi come voi in questo momento si trova ad avere il naso completamente chiuso e congestionato. E ricordate che anche le piccole cose possono fare la differenza. Tante volte il rimedio ce l'abbiamo sotto il naso e non ce ne rendiamo conto. Soprattutto cercate quanto più possibile di non abusare dell'utilizzo dei farmaci. È ovvio che spesso e volentieri questa sia la via più veloce per trovare una soluzione, ma spesso e volentieri questa soluzione è momentanea e transitoria, e soprattutto a lungo termine un abuso di farmaci ci può portare ad avere tutta una serie di problematiche che da acute diventano croniche e che possono diventare il substrato di patologie molto più serie e più difficili da andare poi a trattare. Quindi cerchiamo di ritornare alle origini con quei rimedi della nonna che hanno la funzione di farci star meglio.
Come sempre ricordatevi di attivare la campanella, di seguire il canale e soprattutto di regalarmi un bel mi piace per sostenerlo. Alla prossima!